Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 15 gennaio. Vediamo i temi fondamentali sui giornali, ovviamente tutti quanti i giornali che cosa ci raccontano oggi. Raccontano della grande questione tra i due papi, perché Ratzinger avrebbe, anzi ha tolto la firma rispetto a un libro che diceva che per lui era fondamentale, il libro, la tesi del libro era che il celibato dei sacerdoti doveva essere preservato. Succede un casino perché, come sapete, nell'ultimo sinodo in Amazzonia, invece l'attuale Papa dice che in alcuni casi i preti possono essere sposati. Insomma, la sostanza è che i giornali vanno a nozze, soprattutto quelli italiani, su questa vicenda, molto meno quelli stranieri, e quindi Ratzinger, il libro è un caso, titolo al Corriere della Sera, il messaggero, Ratzinger evita lo strappo togliendo la firma, e invece l'altra interpretazione, agli antipodi rispetto a quella del messaggero e alla cronaca del Corriere della Sera e quella della Verità, vogliono imbrogliare, imbavagliare Ratzinger. A me di questa cosa mi interessa molto poco. Celibato o non celibato, questo è un signore che ha 92 anni, Papa emerito, che pensa delle cose in modo un po' più conservatore rispetto a Francesco. Direi 666 le persone che sono qua mentre parliamo di Ratzinger e di Papa Francesco. Fantastico numero che ci fa capire che forse è meglio perdere meno tempo su questa vicenda. Per gli appassionati nei giornali oggi c'è di tutto. La vera questione della giornata, perché non riguarda il caso specifico, ma il concetto, il principio e l'apoteosi del peso della magistratura, è il fatto che un dipendente della Telecom che per anni usò un telefonino, beh, insomma, quel dipendente della Telecom che ha avuto un tumore gravissimo, un grave tumore, beh, ha vinto la causa contro la Telecom perché ha detto che quel tumore gli è arrivato dall'uso prolungato del telefonino. C'è da segnalare che per 7 anni usò i vecchi telefonini, quelli TACS, che molti di noi hanno usato, che mettevano campi elettromagnetici superiori rispetto agli attuali. I giornali si sbizzarriscono su questa cosa, il punto fondamentale lo coglie, come sempre, in maniera intelligente, parente, sul giornale, che ricorda: beh, guardate che la scienza sia piegata alla giustizia è un caso tipico della magistratura italiana. Vi ricorderete quando furono condannati quegli esperti per il terremoto in Abruzzo perché non avevano previsto il terremoto, che nessun esperto al mondo, tesi al mondo, dice che un esperto può prevedere il terremoto, tranne i magistrati italiani che dicono tu lo potevi prevedere. Vedete? Poi, quando si parla di telefonini, ci sono le grandi lobby dei telefonini che non vorranno mai, voglio dire, divulgare questa cosa più del dovuto, e questo è il retropensiero dei complottisti di tutto il mondo. Ma siccome saremo tutti morti e moriranno tutti quanti, avranno tutti un tumore, quelli che usano il telefonino, se fosse vera questa sentenza, uno deve andarsela a leggere. E la sentenza in realtà non dice che è sicuro il nesso causale tra utilizzo del telefonino e tumore, ma, ve lo leggo bene, è più probabile che non probabile, cioè più probabile che non probabile che quel tumore sia stato causato dal telefonino. Beh, allora a questo punto, ragazzi, siamo fritti tutti quanti noi. Tutti quanti noi, insomma, la magistratura italiana ogni tanto si prende delle libertà che in nessun parte del mondo, se non forse in qualche magistratura indonesiana che non conosco, si può immaginare una sentenza di questo tipo. Di Battista fa pace con Di Maio, l'importantissima novità politica ce la racconta oggi il Fatto Quotidiano. Insieme avrebbero avuto l'accordo che fanno, è molto semplice, è quello di rendere più autonomo il movimento da Casaleggio. Ogni giorno il Fatto ce ne racconta una sua, anche perché soltanto 2 o 3 giorni fa il Fatto ci aveva detto che Di Maio se ne andava via del partito, che Di Maio era stato fatto fuori dal partito, che Di Maio si sarebbe dimesso. Lì il Fatto era insufflato da Conte, il primo grande vero nemico di Di Maio, quello che è stato reso presidente del Consiglio di Di Maio e che prima ha fottuto Salvini e ora vuole fottere Di Maio. Ma Di Maio, facendo l'accordo con Di Battista, avrebbe in realtà fottuto Casaleggio. In questa cosa di cui non capiamo nulla, oggi il Fatto, una cosa è certa, sembra Haftar, cioè un giorno dice una cosa e l'altra pure. Del Rio oggi sulla stampa, scusatemi, su Repubblica, il titolo di Repubblica è quello che è il principio che questi signori vogliono di Repubblica.
Cancellate Salvini, il titolone di Repubblica. In realtà non è cancellare Salvini, che non può essere cancellato uno che prende tutti questi voti, purtroppo per Repubblica e i suoi amici del PD, ma cancellate Salvini vuol dire cancellate i decreti di Salvini, i decreti sicurezza di Salvini, che non hanno il coraggio di cancellare prima delle elezioni emiliane, come diceva ieri dalla Morgese, per un solo motivo, che la gente non lo capirebbe. La gente è a favore dei decreti di sicurezza, la gente pensa che ci debba mettere un po' di ordine nell'immigrazione in questo paese, la gente non vuole, secondo i sondaggi, che si ritorni all'accogliamoli tutti come era ai tempi di Renzi del PD. Adesso che questi decreti siano fondamentali, non lo so, ma che i sondaggi li ritengano tali, lo so. Tant'è che lo sa anche la sinistra, che non li vuole cancellare prima di elezioni importanti come l'Emilia Romagna, tranne che Del Rio, che vi ricordo, il signor Del Rio, ex ministro dei porti, se la prese non con Salvini ai tempi dei porti e dell'immigrazione incontrollata, ma contro il suo compagno di partito Minniti, il democristiano Del Rio, che oggi vuol far fuori i decreti di sicurezza, è molto coerente con se stesso, perché è lo stesso democristiano che non voleva la chiusura di porti, che provvisoriamente, soprattutto sulle ONG, i regolamenti che aveva posto il suo compagno comunista di partito Minniti. Zingaretti, come al solito, molto efficace, dal convento, dall'abbazia al messaggero, spiega una cosa che in questo caso è molto semplice anche per noi, e cioè che Renzi punta a rompere, a mettere in crisi ogni governo, è nel suo DNA, mentre invece, loro cercano di stabilizzare. L'inchiesta sullo stupro della ragazza a carico del figlio di Grillo è uno dei titoli del giornale che trovate solo là, solo sul giornale trovate la questione dello stupro della ragazza, perché dice giustamente oggi Luca Fazio, andrà a finire come negli anni 70, che sarà la ragazza che da presunta vittima diventa certamente sospettata, perché dovrà spiegare perché ha bevuto, perché stava là, perché ha denunciato, perché ha fatto la sua foto. Insomma, un processo ha il motivo per il quale questa ragazza si sente stuprata, ma questo processo andrà per le lunghissime. Soltanto figlio di Grillo se la ricorda questa vicenda, come si chiama il giornale, come il figlio di Genovese che investe delle ragazze che non passano sulle strisce pedonali, se ne fa un caso per 2 settimane, ovviamente ben altro caso perché muoiono, ma quando a stuprare è presunto stupratore è il figlio di Grillo, presunto stupratore è il figlio di Grillo, zitti e muti tutti quanti. Beh, sulla Libia è fantastico il giornale, perché prende un po' per i fondelli Conte, come spesso fa, dice che si sta sbattendo come un capitone, gira Cairo, Turchia, Mosca, ma che te giri? Ma dove vai? È una cosa straordinaria, i giri di Conte sono solo a beneficio dei nostri giornali e di qualche dichiarazione ai telegiornali, ma dove vai? Non conti nulla, ma non perché non conti nulla tu, perché non ha mai contato nulla in questa vicenda il tuo governo. Ma dove vai? Decidono Putin e Erdogan. Tu stai lì a girare Egitto, Turchia, ma risparmia la benza dell'aereo presidenziale. Ma ci stanno prendendo per il culo tutto il mondo, Haftar e Serraj, già è difficile metterli insieme, e li mette insieme Conte. Beh, è straordinario questo suo, diciamo, sbattersi diplomatico di Conte con Casalino, che si sarà fatto altre 8-15 foto da poter far vedere ai suoi nipotini, ma in realtà poi alla fine le cose non solo non le decide lui, ma in realtà l'unica cosa che potremmo fare è mandare un esercito là a nostra guida, l'Europa non lo vuole, vogliamo mandarlo il nostro, è molto complicato, insomma è una barzelletta di Osho. Beh, l'altra grande barzelletta è questa minchiata del Green New Deal. Oggi i giornali, 100 miliardi per la riconversione delle nostre industrie. Punto primo, le nostre industrie sono molto più riconvertite di quelle cinesi e di quelle americane. Punto secondo, le aziende si riconvertono se c'è un mercato. Ma voi vi rendete conto la minchiata del Green New Deal? Ma il problema è che l'Ilva non sa chi vendere l'acciaio o che è ancora alimentata con il carbone. Il problema è che non sa chi vende l'acciaio. Là gli puoi anche sussurrare l'idrogeno, puoi anche, cosa che non si può fare, gli puoi anche fare il gas, cosa che non si può fare, ma anche se riuscissi a farlo, cioè un magistrato, quello stesso che pensa che c'è il tumore col telefonino o che si possono prevedere terremoti, riesce a trovare un modo per cui l'Ilva possa produrre pulita,
Beh, a chi cazzo lo vendono l'acciaio se in questo mercato stiamo chi investe in quella roba lì? Investono i contribuenti europei. Uno può pensare ai 100 miliardi della baronessa Ursula von der Leyen. L'unica cosa che riesce a fare è fare consulenze. Ma la baronessa von der Leyen te prende per i fondelli né più né meno che il gioco delle tre carte dei nostri democristiani d'antan. Perché ti dice 100 miliardi, ma sapete quanti miliardi ci mette l'Unione Europea? 7! Per 28 paesi, 27 paesi, sono 7 i miliardi che mette per la riconversione industriale su 28 paesi. Ma che stai a dire? È come il capo di BlackRock, o meglio soprannominata oggi da IMF GreenRock, che dice il cambiamento climatico sarà il prossimo passo per gli investimenti. Va benissimo, ma che vuol dire? Cosa investi? Investi in energie fotovoltaiche? Già fatto quando c'era bisogno di fare i soldi pagando dai contribuenti. Toc toc! Ragazzi, se siete paraculi, dovete fare una cosa, dipingervi di verde. Il super capo di BlackRock, quello che gira con l'aereo privato, gli elicotteri privati, con i piani privati, con le donne private, ci ha spiegato del cambiamento climatico. È preoccupato della sua casa a Nantucket, che sta a 20 centimetri, come quella di Obama, alla riva, vicino alla riva del mare. Nel frattempo la gente normale dice, vabbè, nel frattempo come mangiamo? Autostrade, l'ultima questione di oggi, ce lo dice bene la stampa, zacchete, gli hanno tolto la concessione. Così è lo sguppone della stampa che dice che venerdì riconvocheranno ai Benetton la concessione. Complimenti, grandissima genialata anche su questo. A te ti stanno pure sulle balle Benetton, come a me stanno sulle balle Benetton, quell'ubriacone deficiente del loro fotografo, arrogante, cioè mi stanno... Veramente, ma quando ti sono stati sulle balle c'hai la testa tenuta così, no? Gli hai tagliato la testa, che cosa hai risolto? Hai forse risolto qualcosa nelle autostrade italiane? E gli investimenti nelle autostrade, chi le fa? L'ATAS? L'ANAS? Beh, chi le fa sta roba qua? A chi le diamo? Le diamo agli spagnoli di Abertis che si sono comprate autostrade? Veramente, guardate, non c'è verso. La testa mozzata da una parte, perché sono i produttori dei telefonini, autostrade, tutti sono i Riva, tutti degli animali, e dall'altra però c'è Ursula von der Leyen e il Conte Gentiloni che ci spiegano che il futuro sarà verde. Sì, le prese per il culo. Ciao!